Ora, degli uomini stiamo uscendo maluccio, eh? Forse ce lo meritiamo. Magari non tutti, ma insomma, ce li stanno dando di santa ragione. Fra poco ascolteremo anche una delle mie responsabili dei Templari. Nei Templari, per la Maria Teresa, tutte le donne hanno le cariche più alte. Quindi, vedi, noi Templari abbiamo la nostra umanità nel rispetto delle donne. Allora, prima di sentire l'una, premio Donne e Società a Maria Di Martino, Club Famiglie. Vieni Maria. Vediamo intanto mia moglie Valeria, che è tecnologica, perché ho bisogno della tua collaborazione per dei collegamenti. Io mi sono fermato agli anni 80, quando facevo il DJ. Quindi. Intanto buonasera a tutti, grazie per essere qua. E devo ringraziare Corrado Armeri che ha organizzato questa bellissima serata per dare un riconoscimento a queste donne che si impegnano, si sono impegnate nel passato, ma ci sono quelle che ancora sono in attività e che si impegnano in tutti i settori, nel settore scolastico, nel settore, insomma, nel settore del lavoro. E è una cosa bellissima, perché io quando Corrado mi ha mandato quel piccolo invito, l'ho chiamato: Corrado, ma perché hai pensato a me? Io penso di non essere una donna speciale e di non aver fatto niente di speciale. E lui mi ha detto: tu non ti preoccupare, che sei una donna veramente speciale. Oh, ora me lo deve dire lui per te, perché ancora io non ho capito il motivo di questo invito e il motivo di questo gradito encomio, di questa targa graditissima. E io la consegnerò al mio club famiglia, perché io sono stata, penso, chiamata come presidente del club famiglia, quindi non è solo mia questa targa, ma appartiene a tutti i soci e a tutto il direttivo del club. Qualcuno qua è presente, qualcuno se n'è andato perché un po' la serata si è allungata un po' troppo, però fa sempre piacere essere ricordati ed essere riconosciuti, perché come hanno detto tutti, essere donna, per poter essere valorizzata, deve lavorare almeno per 3 volte. Il nostro club, che è un club famiglia, è da 33 anni che è nel nostro territorio, ha avuto sempre presidenti maschi. Quindi questa è la prima volta, e io mi onoro di rappresentare le donne, la prima volta che il club famiglia ha un presidente donna. Quindi forse questa è la motivazione. Anche il direttivo era negli anni passati fatto solo da uomini, da un 6-7 anni, da quando siamo entrati altre persone, insomma, più giovani, è cambiato un po' all'interno del club. Nel direttivo ora siamo 8 e siamo 4 donne e 4 uomini, quindi abbiamo raggiunto noi la parità di genere prima di tutti gli altri. Grazie Corrado, grazie per aver pensato a me, grazie. Tu lo sapevi che io oggi non volevo essere qua, non lo dico il motivo perché molti lo sanno, però sono venuta per te e anche la motivazione che mi ha detto che mio marito sarebbe stato contento. Rosa, vieni a consegnare questa meritata targa. Grazie Maria. Facciamo un altro applauso al presidente della club famiglia, finalmente una donna maschietta. Io faccio le associazioni e sono tutte donne, il direttivo tutte donne, così non c'è problema. Però bisogna dire che noi collaboriamo, io collaboro con gli uomini e ho piacere di collaborare con loro, perché così si va avanti, uomo e donna, perché è inutile che la donna si mette contro l'uomo, l'uomo si mette contro la donna, deve essere sempre una... Quando l'uomo si mette contro la donna perde sempre.